Roberto Benito Vittorio Caparrelli Borlotti, quindi sono ricco di nomi e di cognomi. Nasco in una famiglia che probabilmente aveva origini che si vedono dai miei nomi, no? Però anche se io poi sono stato un 68ino, quindi mio nonno diceva, quando portavo l'espresso sotto il braccio, che aveva allevato una serpe in casa, quindi niente, a parte questo, sono originario della provincia di Roma, sono venuto ad Alghero nel 1972 con l'aeronautica militare, ero ufficiale responsabile dei servizi telecomunicazione dell'aeroporto militare di Alghero e istruttore ai piloti congolesi per alcune materie, e ho avuto la mia magnifica esperienza di organizzazione nell'aeroporto militare di Alghero nel 1984, quando si sciolse la scuola di volo e avevo la necessità di scegliere, la possibilità di scegliere tra rimanere in Sardegna ad Alghero o tornare a Roma allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, scelsi la qualità di vita che offriva la città di Alghero, quindi un po' mettendo da parte aspirazioni di carriera, perché sicuramente Alghero ha uno standard di qualità di vita alto, che se ne dica, rispetto alle grandi città, con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, le sue cose, però nel complesso. E mi congedai nel 84 circa, ho avuto un periodo, un'esperienza di consulente per l'organizzazione informatica delle ASL dell'Università di Sassari, e poi fui chiamato da alcuni rappresentanti del governo regionale, del governo Palomba, il Partito Arbodo, l'architetto Canalis, che era assessore dei trasporti. Questo l'anno? L'anno 1994. Nel 94, anche dall'allora, non ricordo se era presidente della provincia o assessore dei trasporti della provincia, Giacomo Sanna, col quale avevo lavorato insieme per alcune cose al comune di Sassari, fui portato dentro a una valutazione di opportunità o meno di far nascere una società di gestione anche sull'aeroporto di Alghero, e dopo una serie di riunioni eccetera, insieme alla forte pressione sindacale e di altri, insomma, nacque questa brutta società di gestione Sogeal, e io fui incaricato di rappresentare la regione Sardegna nel consiglio d'amministrazione. In quel momento era presidente il professor Bazzoni, l'avvocato Bazzoni, presidente della Camera di Commercio di Sassari. Iniziamo l'avventura Sogea d'Alghero, un'avventura che ha un aspetto abbastanza folcloristico, perché per 2 anni avemmo l'ostruzionismo totale, specialmente dalla compagnia di bandiera e quindi dell'Alitalia, che era esclusivista sull'aeroporto di Alghero, e Sogea ha operato nel mio camper, quindi ero io, 2 dipendenti nel camper di fronte all'aerostazione, pagando anche il parcheggio. Quello era l'ufficio, la sala del consiglio di amministrazione e altre cose, fino a quando qualcuno si decise di darci anche dei locali all'interno dell'aerostazione. E questo è stato un po' l'avvio del progetto Sogeal, di cui magari ne parleremo dopo. Poi sempre ad Alghero, perché amo questa città. Vive attualmente ad Alghero, sì. Vivo ad Alghero attualmente e non me ne vado, ci sto bene, ripeto, con tutti i limiti, pregi e difetti, quindi, ma normale come dappertutto. Ho avuto una piccola esperienza di amministratore comunale come assessore nella giunta Baldino, e mi piace ricordare di quella brevissima esperienza, che è durata 3-4 mesi, però aver definito la realizzazione dell'area marina protetta, del parco di Porto Conte e la passeggiata Busquet. Furono i 3 progetti che portammo avanti in quei brevi 3 mesi, insieme al consigliere di Cangi e altri che erano molto impegnati in questa attività. E queste sono cose che, insomma, fanno piacere,
solo un piccolo ultimo inciso, un ricordo storico molto me gradito è quello di, insieme ai colleghi, ricordo collega capitano del Demanio Galleri, che realizzò l'opera per conto del Demanio Aeronautico, facemmo la strada per Monte d'Oglia, perché c'era una postazione dove si saliva su con l'asino per portare l'acqua su e riuscimmo a convincere lo Stato Maggiore dell'Aeronautica a fare quella strada, così come la stessa cosa facemmo all'isola dell'Asinara per portare la strada da Cala d'Oliva a Punta Scorno, dove c'era. Quindi ci siamo occupati anche di queste piccole cose. Umberto, pensa di essere una bella persona? Direi nella sufficienza. Qual era il suo sogno da bambino? Fare l'astronauta. Classico. No, ma anche per un motivo molto semplice, è una cosa che desidero ancora oggi, perché io sono nato a Colleferro. Colleferro è una cittadina in provincia di Roma, che è sempre stata molto avanzata nelle tecnologie spaziali, Snia Viscosa, BPD, eccetera, e si costruiscono molte componenti che hanno utilizzato anche i nostri astronauti. A me non piace fare il pilota, pure se amo il mondo aeronautico, non mi è mai piaciuto. Fare l'astronauta sì. Che persona è il suo miglior amico? Una persona sincera. Cosa ama fare di più di ogni altra cosa? Ma purtroppo credo lavorare, perché ho sempre, e lo dico anche purtroppo, anteposto il lavoro a tanti altri aspetti di interesse privato, perché nel momento in cui partecipo a un'attività che in particolar modo ha delle ricadute sugli altri, credo che sia doveroso darsi tutto per rispettare tempi e obiettivi. Però questa volta si paga poi. C'è un prezzo da pagare. C'è un prezzo da pagare, sia in termini familiari, sia in termini di rapporti sociali. Chi è il suo peggior nemico? L'arrogante, il presuntuoso, è colui che è convinto di sapere tutto, perché forse un po' di umiltà da parte di tutti a volte farebbe analizzare le situazioni in maniera più umana, concreta. Quanto spesso ride lei, Umberto? Ah, tanto. Cos'è che la fa più sorridere? Ma tutto, dalle barzellette, io sono un profondo osservatore, quindi anche i dettagli della quotidianità, e preferisco ridere piuttosto che arrabbiarmi quando leggo tante cose. Pensa di essere una persona forte? Penso di sì, comunque, perché alcune esperienze di vita le ho affrontate serenamente, penso con forza, altrimenti non le avrei sopportate facilmente. Quanto ritiene di aver dato lei a questa città col suo lavoro, col suo impegno? Abbiamo parlato prima di Sogeal, credo che adesso possiamo approfondire il discorso. Ma guardi, io credo di aver dato molto, perché molto ho avuto da questa città, e credo che al di là del metro di misura, da persona impegnata e pagata per fare alcune cose, non per interesse personale, bisognava portare dei risultati. Credo che questi risultati si siano raggiunti, ma non siano stati ben governati. Questo è il mio cruccio, perché sono risultati importanti sia nell'ambito dell'infrastruttura aeroportuale, sia nel territorio area vasta. Però nel territorio area vasta è stata più, mi sembra di percepire oggi, una siringata di oblio che ha aumentato quel concetto che Alghero è il posto più bello del mondo e pertanto vengono tutti e pertanto
perché dobbiamo investire, governare, controllare, migliorare, eccetera, ci siamo un po' troppo addormentati. E questo ovviamente è il mio cruccio maggiore, perché non sono riuscito a far capire le trappole e i pericoli sui quali si andava incontro in una fase di rilassatezza, perché il mercato, specialmente quello legato al trasporto aereo, è di una dinamicità micidiale, di una professionalità ancora più forte, e pertanto più si ha da gestire, più bisogna essere preparati e lavorarci sopra. Dice così perché ritiene di non avere un'altra possibilità di farlo? Ma cosa? Io di possibilità penso di averne, se necessita a chi deve poi prendere delle decisioni. Credo che ruoli un po' come il mio, senza offendere il catasto, non siano ruoli di impiegato del catasto che timbra, fa quelle quattro pratiche. Impattano, abbiamo creato un'azienda, io per la mia parte, ma i presidenti della società di gestione, la proprietà, cioè nessuno fa un lavoro da solo, è un lavoro di squadra. Io ringrazio, ripeto, il lavoro di squadra che è stato fatto fino al 2009. Però abbiamo creato delle aspettative e dei presupposti non solo per 250 famiglie che lavorano in aeroporto, ma globalmente sono 500 tra operatori vari, ma ad un territorio che vede condizionato il proprio asset economico, sviluppo e debiti o crediti da come si muoverà la leva principale del territorio, che è l'aeroporto. E su questo bisogna avere, non è che si spegne l'interruttore, ho finito e vado a casa, bisogna continuare a dare il meglio di se stessi, specialmente chi conosce talune problematiche. Qual è la cosa più importante che ha fatto finora, secondo lei? La cosa più importante in termini assoluti è, lo leggo a due momenti, i due momenti più importanti per me, che sono i miei due figli. Uno nel processo di adozione del mio figlio maschio, e l'altro, che non ho fatto io, ma insomma, nella nascita della figlia. Sicuramente il processo di adozione per me è stato uno dei momenti più importanti della mia vita. Come l'ha fatto sentire? Sereno. È molto responsabile, tra virgolette, però sereno. Qual è la cosa più stupida che ha fatto nella sua vita? Se l'ha fatta. Sì, ma sicuramente ne avrò fatte tante di cose stupide. Non ho un episodio da poter... penso che tutti si siano fidati di qualcuno e sono stati traditi nella sincerità, come dicevo prima, quindi a volte non sempre mi sono affidato a persone sincere. Qual è la più grande difficoltà che ha affrontato nella sua vita? Parlare, avere degli interlocutori professionali, perché talune, parliamo nel campo lavorativo ovviamente, talune situazioni non possono essere affrontate con pressappochismo o solo perché si riveste dei ruoli che hanno dato gli elettori, piuttosto che uno gli ha dato il raccomandato, il politico di turno, lasciamo perdere questo, però talune situazioni vanno affrontate con estrema professionalità, e continuo a dire, e umiltà. E non i grandi tavoli, ma i tavolini di riunione si devono fare per arrivare a valutare tutti gli aspetti di un problema e cercare di trovare la migliore soluzione. A volte si vuole trovare la soluzione fino a se stessa, perché dà immagine. Mi racconti una cosa, come è nata l'idea di contattare il vettore low cost, che dopo è diventato il principale vettore low cost che abbiamo qua ad Alghero in Sardegna, Ryanair? Qual è stato il momento iniziale? Cioè, che cosa è accaduto? È stato, come le dicevo, alcune riflessioni fatte in quel camper, bene, l'ufficio mobile. L'ufficio mobile proprio, è un ufficio low cost, possiamo dire, sì. Proprio a tutti gli effetti. E diciamo che negli anni tra il 94, data di costituzione della società,
e l'effettivo inizio dell'operatività marzo del 96, sono state fatte tutta una serie di riflessioni in ambito di consiglio di amministrazione, di Sogeal, di soci, eccetera, e ci fu affidata, specialmente quando cambiò il primo presidente con l'arrivo del secondo presidente, il Franco Salis, che è stato un leone per un audace anche lui. Anche lui, molto audace, molto audace. Anche se poi, dopo 3 anni, quella di consiglio di amministrazione ho votato contro di lui in una decisione importante sulla privatizzazione, ma tanto di cappello sull'audacia e sulla correttezza di Franco Salis. Però la missione che ci fu data, e il presidente disse a me e all'altro membro del consiglio di amministrazione della SFIRS, dottor Pinna, di muoverci come mastini, era quella di 3 obiettivi: far uscire dal monocliente all'Italia l'aeroporto, ristrutturare l'aerostazione, renderla competitiva nello scenario regionale per dare ritorni al territorio. Questi 3 obiettivi necessitavano di grande levatura. Passeggeri erano circa 600.000, di cui diciamo circa 400.000 sui voli Roma-Milano di Alitalia e 200.000 di charter tra nazionali e internazionali. E da quel momento attuammo 3 direttrici di lavoro. La prima era cercare di far capire al territorio che la società di gestione non era un carrozzone che voleva arrivare a costruire qualcosa di concreto. Secondo, ottenere finanziamenti, e partimmo dal 2009 con i finanziamenti per rendere decorosa l'aerostazione, l'impianto di climatizzazione, l'impianto di illuminazione, non so se ricordate, sì, lo stato africano dello scalo, proprio, insomma, bombardato era quasi. Uno scalo, un'aerostazione progettata negli anni 70, ci mancherebbe altro, ma poi aveva avuto un declino sostanziale. Quindi i primi milioni pervenuti, i primi miliardi pervenuti dalla regione. E qui faccio, perché ho detto prima votammo contro il presidente Bazzoni, perché il presidente Bazzoni, che era anche vicepresidente dell'aeroporto di Olbia, nel finanziamento regionale che veniva dato ad Alghero ed Olbia, disse: vabbè, questo finanziamento lo gestiamo tutto su Olbia, il prossimo lo gestiamo tutto ad Alghero. Io e il collega diciamo: no, facciamo una cosa, ognuno si gestisce il suo e siamo tranquilli e pacifici. E lì ci fu una votazione in consiglio di amministrazione, il presidente fu messo in minoranza e noi salvammo i finanziamenti. Poi magari sarebbero anche arrivati successivamente, non ho da mettere in dubbio la parola del presidente Bazzoni, però sai che ognuno chi ce l'ha. Meglio un uomo oggi. Quindi facemmo questi lavori per l'aerostazione. L'altro era trovare traffico di che natura, di che tipo, concorrenziale o meno al vettore nazionale. Onestamente mi sono messo umilmente, come dico sempre, a studiare, a girare, a vedere, mi sono preso la valigetta, mi sono fatto mezza Europa, cioè ho cercato di capire cosa stava avvenendo negli altri scenari del trasporto aereo, e stava nascendo il fenomeno low cost, un fenomeno low cost che era un animale strano, che all'inizio, alla fine degli anni 90 veniva visto con molta diffidenza, un po' come la grande distribuzione era stata vista con diffidenza quando nacque contro il mercato tradizionale, però era una sorta di discount del cielo, non eravamo abituati al minimalismo del low cost, alla velocità, a tutto quello che è la caratteristica di una metropolitana dell'aria, tutti vogliamo la Rolls Royce dell'aria, quella era una metropolitana. E onestamente i problemi, io che venivo da anni di lavoro sulla sicurezza volo nell'aeronautica militare, chiaramente ero e sono ancora condizionato sulle norme sulla sicurezza.
e per cui era la cosa che mi preoccupava di più. Però più frequentavo altri aeroporti, più studiavo il fenomeno, più devo dire che i fattori di rischio e i fattori negativi erano bassi. Per cui, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, organizzai una serie di incontri con l'allora responsabile sviluppo rotte della Ryanair, che era Roland Berger, dove ci vedevamo al bar, al tavolino del bar, perché non avevano neanche i loro uffici, c'era anche lì, era tutto, quando si andava in giro per l'Europa, poi a Dublino cioè, l'avevano, no? Però in Europa non avevano rappresentanze e niente. Quindi siamo visti due volte a Verona, una volta a Bologna. Lui stava esplorando l'Italia, la Francia e la Spagna per capire dei territori compatibili con il loro traffico e aeroporti di provincia che potessero creare quel network che a loro era necessario. Riuscì a convincerlo a venire a visitare la Sardegna, che conosceva di nome, così più o meno, aveva già battuto bene la Sicilia per quanto riguardava l'Italia. Venne in Sardegna e, al di là del fatto che sia innamorato o meno di questo luogo comune, ci siamo innamorati, ha ritenuto, gli è piaciuto ovviamente, però ha ritenuto che ci fossero quelle condizioni industriali di un operatore di grande respiro finanziario per poter inserire nella fase iniziale, insieme a Pisa, Treviso e Bergamo, anche Alghero nelle network di Ryanair Italia. E già da loro parlammo di quelli che erano poi i nostri legami con la Catalogna, perché loro vedevano molto il discorso Spagna, già da allora, dalla fine degli anni 90. Vabbè, palla corta. Trovammo quello che era l'accordo commerciale e quindi io potetti portare una proposta concreta in Consiglio di Amministrazione per l'attivazione del primo collegamento Alghero-Londra giornaliero annuale. Era il 1999, giusto? Era la fine del 99, perché poi partì nel giugno del 2000. In quella riunione di Consiglio di Amministrazione credo che mancasse solo la Croce Verde per portarmi in manicomio, perché tutti dicevano che ero matto nel proporre da Alghero un collegamento giornaliero per Londra. Vabbè, ampie discussioni, però serie, voglio dire, serie discussioni, serie valutazioni, alla fine con l'avallo della proprietà, quindi della regione, si decise di partire in questa operazione. L'operazione partì appunto nel giugno del 2000, opportunamente contributata da parte della regione e sostenuta. Vista sempre con occhi di diffidenza totali, sia dal territorio, chiaramente io ero il bersaglio degli attacchi mediatici e non mediatici, ma non importa questo, partì questa operazione. Questa operazione che non era l'inizio e la fine, era l'inizio di un percorso già identificato, che ha avuto il suo crescendo nel tempo. Piano piano l'opinione pubblica, il mercato si è reso conto che questa soluzione, tutto sommato, quindi anche una buona dose di fortuna, e devo dire che ne ho sempre avuto anche, non lo nego, nelle scelte, probabilmente perché erano abbastanza ponderate, è partita l'operazione Ryan. Operazione Ryan che arrivò in maniera di una crescita costante fino al 2009. Nel 2009 c'era un momento di svolta importante, base sì, base no, quindi grossi investimenti di Ryan nell'acquisto di aeromobili, localizzazione di questi aeromobili in vari aeroporti del Mediterraneo e dell'Europa. Ci eravamo già candidati a questa ipotesi e con il presidente Soro si arrivò a definire la fattibilità del base Alghero, con due però, con anche la possibilità di fare base su Cagliari, però con due vocazioni diverse. Cosa intende? Ecco, che nella analisi industriale delle tratte da fare concordammo anche contrattualmente che Alghero avrebbe avuto
tra virgolette, un 70% di movimenti di rotte internazionali, quindi per mantenere una vocazione molto turistica della zona, e Cagliari invece una forte percentuale di vocazione nazionale, domestica, legata allo studio, agli imprenditori, alla politica, eccetera, perché si vedeva che in quel momento i due bacini sarebbero stati equilibrati e alcune rotte che erano interessanti sia per il sud che per il nord, faccio l'esempio Parigi, in equilibrio si decise di fare ad esempio giorni dispari a Alghero, giorni pari a Cagliari, in maniera da avere un collegamento per la Sardegna tutto l'anno, però bilanciato, per evitare di avere queste macchine, i pullman che salivano e scendevano da Alghero e da Cagliari, quindi vedere la Sardegna come un tavolino a tre gambe uguali, perché tagli una gamba, il tavolino cade, quindi cercare di farlo crescere tutti insieme. Però c'è una fase prima di quella data. Nel 2007, erano passati 7 anni dall'avvio del low cost, cominciavamo già a pensare che non era più sufficiente ragionare in termini di low cost nell'ambito della internazionalizzazione dello scalo. Dovevamo cominciare a pensare a qualcosa in più, perché con l'attivazione della base stavamo realizzando una raggiera di collegamenti sostanzialmente per tutta Europa, Londra, Dublino, Parigi, Roma, Pisa, eccetera, eccetera. Cos'è che era utile fare? Pensammo di intercettare i collegamenti da New York che tutte le mattine ci passano sopra la testa e che vanno su Fiumicino, e quindi con lo stesso spirito di quando avevamo aperto Londra cominciamo a pensare a New York, perché l'intercontinentale, con la regolamentazione Open Sky, che è quella che permette, no, non contingenta più le rotte, con gli Stati Uniti si può volare tranquillamente, c'è una liberalizzazione, e quindi era più facile questo discorso. Su questo la giunta regionale Soru era d'accordo, e quindi io fui mandato ad Atlanta, al quartier generale della Delta Airlines, che è il più grosso vettore americano, per cercare di studiare delle forme, per pensare e vedere come. E devo dire che Delta Airlines si mostrò molto disponibile, perché anche loro nel medio termine vedevano una saturazione dei grandi aeroporti hub e una necessità di cominciare ad andare su piattaforme logistiche aeroportuali provinciali, regionali, e poi la connessione da questi aeroporti verso altre destinazioni. Quindi cominciavano a vedere l'hub dei low cost come un possibile aeroporto di destinazione, purché garantisse poi quelle prosecuzioni ai propri clienti in tutta Europa, perché i clienti Delta, per il 60% che arrivano a Fiumicino, poi vanno dappertutto. Quindi raggiungemmo un sostanziale accordo quadro, però Delta volle fare un'analisi di quanto era forte la conoscenza del mercato Sardegna negli Stati Uniti. Il risultato su praticamente fu pari a zero, cioè non ci conosceva nessuno. Quindi anche lì l'assessorato regionale al turismo, l'assessore De Pao mi pare che c'era, cantierò su disposizione della giunta una serie di iniziative in America, compreso il Film Festival di New York, eccetera, cominciando a promuovere nell'ambito del sistema turistico ed agenziale americano, cominciare a parlare di la Sardegna esiste, fa questo, perché ci voleva un annetto di penetrazione, con anche poi, e quindi portare poi due rotte settimanali nel periodo estivo su New York, farle atterrare ad Alghero, interrompere la prosecuzione su Roma e quindi aprire questo corridoio Alghero-New York, che era un corridoio Sardegna poi, alla fine, bene. E lo studio, l'analisi, le possibilità erano molto avanzate. Che è successo? È successo che tutto poi nel 2009, quando io andai via, fu sostanzialmente abbandonato, rimosso, evidentemente la nuova giunta, Cappellacci, giunta di, non ha ritenuto di andare avanti su questa progettualità e quindi è morto il progetto. Secondo me perché?
Ma secondo me perché ci sono state delle pressioni, delle lobby molto forti, perché in quel momento all'Italia Eurofly, Meridiana volevano fare internazionali, quindi avere questo ulteriore grosso vettore che arrivava in Sardegna dopo già la crisi che avevano avuto dopo l'arrivo delle low cost, probabilmente. Poi i motivi veri. Le faccio una domanda. Sì. La sua carriera, diciamo così, è stata momentaneamente interrotta dal sistema politico, secondo lei o no? Ma io ne ho certezza, e ne ho certezza purtroppo, devo dire, perché pur non essendo io un dirigente in termini contrattuali, ma ho rivestito un ruolo direttivo, quando cambio una proprietà è del tutto legittimo che si dica, amico, col tuo standard, con i tuoi metodi non ci piacciono, ci si siede intorno a un tavolino. Io quello che ho verificato, l'ho verificato anche in sede giudiziale, che c'è stata una forzatura. E proprio pochi giorni fa, per un altro motivo, ho letto un'intercettazione telefonica di un autorevole esponente dell'UDC regionale che telefona ad un autorevole personaggio aeroportuale e dice: guardate che Borlotti su richiesta del senatore Comincioli l'abbiamo mandato via noi, quindi adesso dovete rispondere a noi. Allora questo crea tristezza, lei dice questi sono i momenti di fare tristezza o di farmi arrabbiare, perché tutto è legittimo, i mezzucci non servono a nulla, tanto poi escono fuori. Ancora una volta la politica ha colpito, possiamo Sì, dire. sicuramente, anche perché sa, quando eravamo nel camper eravamo pochi, eh? Quando siamo nei mega uffici siamo in tanti. Lei attualmente in Soggial cosa fa? Mi occupo dei progetti speciali, studi e ricerche. Esistono davvero questi progetti? Diciamo non vorrei parlare dell'attuale mansione, preferirei non parlarne. Ama se stesso, Umberto. Sì, certo. Cos'è Sono che anche bello. che cosa è che la fa piangere di gioia? Bah, quando vedo la tranquillità dei miei figli, perché mi angosciano due cose. Quando i miei familiari verticali o sopra e sotto e di fianco non stanno bene. Questa è la cosa che mi angoscia di più. La famiglia. La famiglia, sicuramente. Quando è stata l'ultima volta che ha pianto? Il pianto di tristezza, Pianto in in generale, generale, forse. ma io no, io piango anche quando vedo un film, quindi io pianco anche per delle banalità, cioè, sono anche preso in giro in casa, quindi sono facilmente vulnerabile, però un pianto vero sicuramente è stata la morte di mio padre. Pianto forte, pianto molto sentito. Quando è successo questo? Nel 95, gennaio del 95. Quando era nel camper? Sì. Ma Che cosa teme di più nella vita? Se c'è qualcosa che teme. i presuntuosi, gli ignoranti e gli arroganti. Qual è la sua parola preferita? Ottimismo. La cosa migliore che le potrebbe capitare adesso, qual è? La cosa migliore, ma io ho 63 anni, vorrei continuare a avere questo grado di salute che ho, grazie a Dio. Come si vede tra 5 anni? E soprattutto dove si vede? Vedo ad Alghero sicuramente, ad Alghero. Beh, sicuramente comincerò ad assaporare la pensione. E quindi a fare a tutta una serie di cose, se ancora riesco a farle. Non so se riuscirò a cominciare a giocare a tennis che ho abbandonato, ma non credo che poi a 68 anni si possa ricominciare facilmente. Però probabilmente mi piace molto viaggiare, io amo viaggiare, quindi è la cosa, sono un tossicodipendente dei viaggi.
Ha qualche rimpianto? Sì, così a botta mi viene difficile dirlo, però essermi fidato anche di aver condiviso soluzioni o ipotesi di soluzione che poi si sono girate, come si dice, a manico d'ombrello. E quindi la slealtà è quella che odio di più. Qual è la prima cosa che pensa quando si sveglia al mattino? Che presto che è. La mattina sono un dormiglione, poi preferisco continuare dopo. Che cosa pensa invece di solito prima di addormentarsi? Ma faccio proprio una sintesi. Io non sono, nonostante abbia lavorato molto come soluzioni informatiche, ma sotto il profilo organizzativo di strutture di aziende, non mi piacciono molto i sistemi, telefonini, iPad, eccetera. Insomma, sì, è chiaro che li apprezzo, però credo che siano un po' una droga. E quindi cerco sempre anche di capire se i miei figli li stanno utilizzando troppo o meno, e forse quando si riesce a convincerli che la sera cena, quando mangiamo, quando pranziamo, spegniamo tutto e parliamo, se l'abbiamo fatto sempre. Per che cosa è orgoglioso di se stesso? Sono orgoglioso di essere onesto, di aver dato il massimo e di essere stato anche ricambiato nelle mie attività lavorative, sempre, essere onesto fondamentalmente, perché forse molti degli attacchi che mi sono arrivati è perché probabilmente non ho accettato alcune mediazioni, alcune proposte. Poi è chiaro che ho assunto anche delle decisioni, delle responsabilità impopolari o delle scelte anche, no? Io non nego di aver scelto anche dei collaboratori ad personam perché li ho ritenuti, e me sono assunto la responsabilità, ma altre scelte non le ho fatte. Quindi riassuma la sua vita in una frase. È movimentata. Crede in Dio? Sì. Qual è la prima domanda che farebbe a Dio? Perché continui a tenere aperta la fabbrica degli stupidi, gli arroganti, gli improfessionali? Si potrebbe chiudere quella fabbrica. Ha dei segreti? Sì. È una persona felice? Sì. Lo scopo della sua vita qual è? Il fine ultimo? Io non penso di aver dato un obiettivo finale o meno, ma la vita... Credo che si debba fare quello che è necessario fare per se stessi e per quelli che sono vicini, ma quelli che sono vicini non sono solo quelli della famiglia, è la comunità dove si vive anche. E non avere mai paura, cioè non rischiare di incappare in cattive compagnie, diciamo così, via. Ultimamente credo di aver provato un'esperienza che non avevo mai provato, perché ho sempre lavorato. In questi 6 anni ho fatto solo attività di tribunale e devo dire che ho attività vincente, da quanto lo so. Sì, vincenti sempre, penso che 16 o 18 cause, non so, adesso non ne conto più perché non importa, però è importante in quelle sedi dimostrare la correttezza. Credo molto nella giustizia, quindi non ho paura di andare a dimostrare la lecità dei comportamenti nelle sedi giuste. In questi giorni viviamo ad Alghero, siamo un po' tutti preoccupati per questa situazione del vettore low cost Ryanair. Lei cosa ne pensa di questa cosa qua? È una cosa risolvibile? Lei cosa avrebbe fatto per risolvere questa cosa? Allora, io il processo oggi è come se potessimo dire un processo terminale, perché non è scoppiato oggi, è scoppiato nel 2010. Abbiamo avuto questi 4 anni
di tumore che si è trasformato in metastasi, perché si sono assunte delle sostanze tossiche in questo progetto. Dunque si poteva evitare questo impasse? Assolutamente sì, perché l'arroganza, l'improfessionalità, eccetera, hanno partorito nel 2010 dei meccanismi, delle norme, dei comportamenti che hanno creato la famosa trappola. Si riferisce alla famosa legge regionale? Ma non mi riferisco alla legge 10, e che può anche essere nata in buon senso, in buona fede, per cercare di cambiare, anche se bisogna capire perché bisogna cambiare le cose, sicuramente stimolati da un'indagine della Commissione Europea di cui si aveva terribilmente paura. Io non ho paura delle indagini quando so di stare nel giusto, bisogna prima di essere convinti di stare nel giusto. Tanto è vero che l'abbiamo affrontata e l'abbiamo vinta quell'indagine, perché, ma non abbiamo fatto gli eroi, siamo attenuti alle norme. E la giustizia arriva puntuale e regolare. Io non sono un attimo. Quindi, però aver creato quella norma, che era legittimo poterlo fare, ma non averla attuata, quindi aver fatto un pastrocchio. In che senso? Perché la legge 10 nasce i contributi ai low cost, ai vettori in genere, perché non è che dipendono solo i low cost, dipendono all'Italia, dipendono in tanti i contributi per sviluppare le rotte, possono muoversi su tre aspetti. Uno è il principio dell'investitore in economia di mercato, che sono norme della Commissione Europea, della Comunità Europea. Un altro sono gli aiuti sociali, un altro sono i servizi di interesse economico generale, la differenza fra i tre. Se io devo fare un collegamento con Pantelleria, perché è un territorio totalmente scoperto, eccetera, affitto un aeroplano, gli faccio fare i collegamenti, quel che costa costa, è un aiuto sociale, tanto per dare il senso, che poi viaggi un passeggero, ne viaggino 25, non importa, devo dare la mobilità. Adesso credo che anche Saremar si muovesse con gli aiuti sociali per le isole minori. Poi c'è il servizio economico, l'interesse economico generale, che è quello sostanzialmente della continuità territoriale. Uno, cioè si decide che talune regioni hanno necessità di allinearsi a quelli che sono a quella che è la mobilità similare alla penisola, per cui viene istituito da parte dell'ente locale un vademecum di collegamenti, tot per Roma, tot per Milano, a questa cifra, a quest'ora, eccetera, eccetera. Si fa una gara, il vincitore si fa all'esclusiva di quei collegamenti, me li deve assicurare, e laddove abbia delle perdite, io non è che gli pago il costo dell'intero volo. L'ente, che sia ENAC, che sia regione, sostanzialmente paga quella quota di pareggio o di utile, va bene, e basta, quindi c'è una rendicontazione e ci sono delle regole ferree. Poi c'è il libero mercato. Il libero mercato prevede che aeroporto e vettore si siedano intorno a un tavolino e trovino il reciproco interesse a sviluppare. Nel momento in cui un aeroporto è partecipato da un ente pubblico come Sogeal, c'è l'interesse del proprietario, ancorché pubblico, a far sì che quell'aeroporto viva, cresca, produca. Quindi il pubblico può mettere dei soldi sul tavolino, purché alla fine dell'esercizio finanziario, messe 100 euro, siano incassati 101. Cioè deve essere un saldo attivo. Poi alla Commissione Europea non gliene può fregare di meno chi, come, quando e perché. Vuole solo vedere che talune cifre messe a disposizione l'avrebbe fatte anche un privato. Qualunque privato si guarda il centro di costo. La Commissione Europea non guarda i ritorni sociali di PIL, di IVA, non guarda queste cose. Guarda, tu hai speso 100 lire, quante te ne sono entrate? 101, a posto, sei pubblico, non frega niente. Cosa che è sempre successo. Ma se la società avesse una componente privata, non potrebbe farlo, perché dovrebbe farlo la componente privata, è già privata, ok? Quindi in quel momento, fatta la legge 10,
che si basava sul principio tipo CT1, quindi si sarebbero dovute fare le gare per dire facciamo un Alghero Londra, un... Poi ci si è resi conto che se avessero fatto le gare nessun low cost avrebbe partecipato, perché il low cost ha una dinamica completamente diversa di gestione, non si va a legare oggi per fra tre anni per una tariffa, per un... è libero, vuole essere libero. Per cui non sono state fatte gare, però sono stati erogati fondi che non potevano essere erogati perché devono essere assoggettati a una gara. E quindi lì si è creato un problema enorme, formale e sostanziale, che ha portato poi a frenare tutto. Quell'errore, l'errore da dove è nato? Da chi ha fatto questa legge? Assolutamente. Perché bisognava dire che c'è questo vizio. Quello che hanno fatto gli altri prima era sbagliato. Io faccio una cosa nuova. Ma perché? Se era giusta, perché non è stato continuato quella strada? Adesso è un grosso problema, adesso siamo in una situazione di stallo. Secondo lei la Ryanair per il 2016 ce la siamo giocata o c'è ancora qualche spazio per recuperare? Diciamo che Ryanair nel 2016 sarà presente sullo scalo perché un certo numero di rotte verranno effettuate. C'è questa forte preoccupazione, ormai direi quasi acclarata, insomma, che un certo numero di destinazioni, sembra che siano 14, verranno momentaneamente soppresse. E, i margini teorici ci sono, conoscendo però un po' Ryanair, la programmazione degli aeromobili, gli slot, la vendita, eccetera, sono abbastanza pessimista, non sono ottimista in questo caso. Però il problema è vero che l'estate si presenta in maniera più critica degli anni precedenti, ma credo che questo sia stato utile per cercare di lavorare perché da ottobre si ricominci, perché la mia preoccupazione più forte è se poi tutto salta e da ottobre perdiamo tutto e allora la situazione diventerebbe ben più difficile da gestire. Ormai queste destinazioni importanti, credo che abbia Ryanair già riprogrammato gli slot sui vari aeroporti, su altre destinazioni. Non a caso oggi scadeva, mi sembra oggi o domani, il termine ultimo per gli equipaggi di Alghero, una parte degli equipaggi di Alghero, di segnalare le nuove destinazioni. Ho parlato con qualcuno che mi ha confermato che li mandano via, poco da fare. E siccome insomma, quando si mette in moto questa macchina... Poi ormai siamo partiti tardi, però ci dobbiamo preoccupare delle unghie lunghe o della metastasi che abbiamo dentro. Magari le unghie lunghe ce le tagliamo in un altro momento, però cerchiamo di curare la metastasi, perché sennò poi siamo morti totalmente. Vista la sua esperienza in questo campo, secondo lei c'è un altro vettore low cost che possa prendere il posto di Ryan? Assicurare le rotte per la prossima stagione turistica? Allora, il trasporto aereo è fatto di lobby. Ci sono le lobby degli aeroporti, dei vettori di tipo tradizionale che si fanno guerra tra virgolette, ma diciamo si dividono il mercato e quindi fasce, destinazioni, orari, prezzi, eccetera. Una sorta di cartello. Diciamo. E c'è anche nei low cost. Nei low cost c'è un... che poi low cost si riducono a 2, 3, 4 vettori a livello europeo, che hanno filosofie e direttrici totalmente diverse l'un per l'altro. Ci sono quelli che vanno nei territori di provincia, come Ryanair, quelli che collegano solo le grandi città, o traffici turistici di fascia alta. C'è una compagnia EasyJet che viene anche ad Alghero perché assicura il Malpensa, ma probabilmente assicura il Malpensa perché vuole riproteggere i passeggeri che porta a Malpensa sulle tratte verso la Germania, verso la Francia, verso altre destinazioni, e va sui grandi aeroporti, è organizzato per andare nei grandi aeroporti. Ci sono altri vettori che si muovono solo in alcune nazioni europee, non vanno all'attacco perché bisogna avere bicipiti finanziari molto forti. Quindi sicuramente
non è che non vengano altri vettori, perché verranno altri vettori, ma non sono targabili come sostitutivi di Ryanair. Non avranno la copertura, non avranno, faranno la massificazione, i numeri e le destinazioni che può, ai prezzi che può proporre Ryan, sicuramente. Chi pagherà per questo? Spero che non paghino gli operatori del territorio, dai lavoratori agli imprenditori. Questo solo mi auguro. Tornerebbe alla guida di Sogel? Certo, lo ha detto anche il giudice, per ben 3 volte, quindi non dipende da me. E io continuo a lavorare fino al giorno in cui mi diranno che per raggiunti limiti d'età devo smettere di lavorare. Si allontanerà da questo settore definitivamente quando andrà in pensione oppure ci rimarrà? Ma, sotto un'altra forma, ma comunque... Ma io credo che si lavora per vivere, non si vive per lavorare. C'è una stagione della vita dove bisogna lavorare molto, specialmente quello che fa, e c'è una stagione della vita in cui si deve anche non lavorare, perché ci sono anche altri interessi. Quindi il giorno che andrò in pensione, io andrò in pensione. Non farò come tanti altri colleghi, consulenti, la valigetta che vai a chiedere, ma sta tanto bene, godiamoci anche il resto della vita. Le faccio un'ultima domanda, Umberto. La primissima cosa che farebbe se fosse sindaco di Alghero? Il primissimo provvedimento, la prima ordinanza, la prima cosa in assoluto. Ma credo che il problema igienico della città sia il primo in questo momento. L'aspetto, al di là delle responsabilità e delle colpe, comunque ha sicuramente un impatto devastante sulla vita dei cittadini e dei turisti. Per cui, se uno dovesse dire cosa faccio per primo, no, cercherei di concentrare tutte le forze e risorse per rimettere in linea qualità e costi del servizio di nettezza urbana. Magari con una municipalizzata? Non lo so, dovrei studiarmelo, non sparo, non è un argomento che ho approfondito, quindi non mi faccia fare fulmini. Va bene, io per me avrei finito. Se vuole dire qualcosa che magari non ha detto, che qualche domanda che non gli ho fatto, una cosa che gli è sfuggita, una cosa che secondo lei è importante, non lo so. No, è importante una cosa in questa città, per tutti gli aspetti, sia della qualità di vita e della qualità economica ridistribuita in città, che si faccia sistema. È una frase detta, ridetta, ritrita, eccetera, eccetera, ma ognuno pensa troppo a se stesso. Se questo territorio non riesce a costruire un sistema, sarà sempre esposto a tutte le maestralate, oggi di Ryanair, domani del Porto, dopodomani di Pippo e Pluto. E la fortificazione, le mura di cinta qui ci sono, bisognerebbe chiudersi un attimo, non tanto nella città dell'Alghero, perché ormai il sistema si deve fare in area più vasta, però va fatto sistema, e questo secondo me non è culturalmente ancora sviluppato questo aspetto.